una cerimonia semplice ma molto molto bella, intensa. Sì, molto bella, molto intensa, poi all'aperto, con grande partecipazione del popolo, e sono quelle cose che ravvivano e rafforzano la fede del popolo cristiano e anche la fede, come dicevo nell'omelia, di noi preti, nel vedere tanta devozione e tanta fede. Davvero è stata una bella celebrazione, sì. Piccola comunità di periferia, ma voglio dire animata davvero. Ma le piccole comunità esprimono ancora meglio, perché intorno a queste celebrazioni e queste feste esprimono tutta la loro identità, tutta la loro forza, e quindi credo che sia un momento davvero importante per loro e per tutti noi. Allora, dottore Giugno, sindaco di Careri, siamo una frazione del suo comune, una giornata di festa importante oggi. Direi non importante, importantissimo. Natale riporta a noi le piccole grandi tradizioni di una grande cultura che Natale continua nei tempi. Natale è la nostra, l'ho sempre detto, è il nostro mondo, è il paese dei nostri genitori, di coloro che con grande sacrificio hanno portato avanti questa piccola comunità. Quindi è sempre un grande onore per me essere presente a queste manifestazioni e in modo particolare in questa. Cioè, ricordi personali della festa? Beh, ricordi personali sì, perché 25 anni fa ero vice sindaco del comune di Careri ed ero presente a quella famosa manifestazione. Dopo l'incoronazione, la via del ritorno, quella che giungerà fino alla chiesa, che su nella parte irta del paese, la parte più antica, il popolo si è stretto intorno all'effigie di Maria Santissima del Soccorso, che reca in mano su quella mano destra quella sorta di bastone come a scacciare i demoni. È una serata anche calda, sembra già estate qui a Natale di Careri, borgo che in qualche modo che si era spopolato durante gli ultimi anni, specie della grande emigrazione avvenuta tra le due guerre, invece oggi si è ritrovata qui, magari tanti che abitano fuori sono tornati appunto nel vecchio borgo ad acclamare ancora Maria del Soccorso.